videogiochi non influenzano i bambini. Voglio dire, se Pac-Man avesse influenzato la nostra generazione, staremmo tutti saltando in sale scure, masticando pillole magiche e ascoltando musica elettronica ripetitiva. Christian Wilson, amministratore delegato Nintendo, 1989. Questa frase pensai che parlava di me e della mia generazione, cresciuta tra la fine delle ideologie e l'avvento dell'era digitale ed informatica. Una generazione che si è riconosciuta nei miti del viaggio, della droga, della musica elettronica, dapprima solo fantasticati a partire dai racconti di chi andava in Inghilterra, poi a fine millennio di persona. Quando, con le nuove leggi, i rave sono stati repressi nel Regno Unito e le carovane hanno attraversato il canale della Manica per diffondere in Europa il seme maligno della techno. Iniziano perché c'è la globalizzazione, vengono spostate le industrie in Cina, Thailandia, eccetera, e quindi ci sono degli spazi da occupare. Si facevano come ideologicamente, di sicuro alle tasse. Spazi dismessi in periferia per provare a creare una nuova socialità. E da quel punto c'è tutto un nuovo underground legato anche a un nuovo tipo musica elettronica, le nuove possibilità di computer, di poter, no, fare una cosa nuova, e ci sono questi spazi. Spazi vuoti che stanno andando puttane, tu gli ridai vita per un fatto, cioè, di, fatto che lo stai usando, di appropriarti di quello spazio dismesso, abbandonato, e tu gli dai una nuova connotazione, cioè, è una delle basi della liberazione degli spazi, di quello che è la TAZ vera e propria, è quello. Facendo festa, riciclando uno spazio che probabilmente 20 anni prima c'erano altrettante 2000 persone sotto la catena di montaggio a produrre, tu sei nello stesso posto e stai liberando quello spazio, sì. Diciamo che stai pareggiando l'energia.
ritmi ossessivi la chiave dei riti tribali. L'immagine che tante volte mi veniva alle feste era proprio di un'interconnessione globale, vibratoria, che si può creare proprio fra corpi, menti, stati di coscienza. Immagino un'interconnessione che non c'era, si materializza e scompare, proprio una tribù fantasma. Del rito che si può diversificare secondo delle credenze su tutto il mondo, il vettore unificante è sempre la pulsazione, è sempre la musica. A un certo punto la musica va oltre le parole, va oltre il rito inteso come semplice successione di gesti e unifica quello che è la tribù. C'erano quelle energie varie, perché c'erano vari hippie, punk, gente avanti di discoteca, i tipi prolet che non sapevano neanche bene che cos'era, però erano lì, dicono, incredibile, c'è musica, si beve, gente, no, strano, installazioni, tutto gratuito. È chiaro che è stato una bomba. Non abbiamo mica inventate noi, cioè la voglia di stare insieme, di socialità, di divertimento, di gioco è insita nell'essere umano. Ti ritrovi invece nella città dove tutto viene rilegato, chiuso, quindi la socialità e la voglia di ballare finisce in discoteca, come la voglia di aggregazione finisce nella birreria, tutto è legato al denaro e a dover comprarti la birra, pagare. Quindi le feste come TAZ diventano forme di resistenza alla logica di produzione e al sistema. Politico, senso di dire ok, riusciamo a creare una zona autonoma, stare fra di noi, essere fuori dal business, dei club, della serata precostituita, del modo di vivere preconfezionato, di quello che all'ingresso ti vede come stai vestito, tutte queste cose, riusciamo a farlo noi, avere un momento per comunicare fra di noi, magari anche alterati, no? Una valida alternativa a quello che era la sovversione politica in senso classico. Ok, ma se non fosse stata la cosa più divertente che avevi mai provato? Ti siamo rivolta perché in un rave,
non c'è il messaggio politico, ma c'è un'azione che è super politica. Non essere politicizzato ed essere molto più efficace in un certo qual senso a trasmettere un messaggio di libertà. Per me era inteso la politica è una cosa da superare, una cosa da battere. La Tecno ha fatto pezzi della politica e poi ha buttato i frammenti a chiunque passava, no? Se c'è voglia li raccoglie, e non è un frammento di niente, è un frammento che tu esisti, tu ci sei, tu stai vivendo. Del movimento della musica elettronica legato ai free parties, che ha determinato e che ha di nuovo ripristinato dentro gli spazi occupati un nuovo modo di vivere l'aggregazione. Fino ad allora c'era il concerto, quindi Woodstock, no? La band che arriva, suona, tutti che stanno lì ad ascoltarla, mentre invece la festa trasforma la cosa in orizzontale, è formata da tutti, dal DJ, da chi viene alla festa stesso, dal DJ che è con chi balla, e ci sono le casse, non c'è più l'idolo. Un muro di casse che emana una vibrazione, per cui anche il DJ scompare, anche la fonte scompare, rimane solo il campo vibratorio e tutti che vibrano secondo diversissime frequenze unificate come in un campo energetico, no? Coniugare la tecnologia con la musica e con la potenza per un rito tribale è un qualcosa che è proprio un mostro che respira. Un mostro, ma nel senso proprio di demone evocatore di potenze che urla energia, no? E tutti guardano il totem. È quello per cui tutti guardano un muro ed è un modo di andare oltre il muro, a contatto col limite. L'esperienza diventa sì un esperimento, ma anche una dimensione di vissuto e di espansione che ti arricchisce e soprattutto ti fa evolvere in una dimensione che altrimenti ti resta semplicemente sconosciuta, no? Di questo realismo ingenuo per cui la realtà è solo quello che toccano le mani o vedono gli occhi, laddove invece anche tutta la scienza ti dimostra che laddove vedi una roccia magari c'è solo una nuvola di atomi, no? Tu questo lo puoi sentire e percepire quando stai vibrando nella musica e quando tu diventi la musica, e le sostanze possono essere una chiave molto potente. Uscire fuori dal tempo. Uscire fuori dal tempo vuol dire essere semplicemente nel presente, qui e ora, e quando tu sei completamente nella musica sei totalmente nel presente. La sostanza è la chiave. Ci vuole consapevolezza comunque anche nell'uso delle chiavi, no? Perché semplicemente una chiave non è la porta, ma se non sai che porta apri, sei solo un pirla con la chiave. Quando qui è stato impossibile fare feste, ci siamo ritrovati al punto di dover andare via.
abbiamo seguito le varie carovane che andavano verso est. Si uniscono l'est e l'ovest sulla base di cosa? Degli squat, movimenti anarchici, traveler, questo tipo di situazioni underground, appunto, che non erano sicuramente di tipo comunista né tantomeno istituzionalizzate, quindi si creano le prime connessioni. Là abbiamo ritrovato, era il 2001, quell'energia che già mancava da altre parti, proprio perché c'era questa voglia di libertà che non avevano respirato mai fino a qualche anno prima. Guarda, ancora in open invitation for a system performance, Black Sea Coast, south from Burgas, Bulgaria. Che avete posto? Beh, non lo so. No, no, è near Kitta, ma è quello, quello. E poi un altro most, but most, andiamo da uno. A una destra e una dritta. Cinghiali. Cinghiali. Cazzo, cazzo. Sì, sì, come sì. Fagiani, no? Fagiani, fagiani e cervo. Cervo. Bulgaria, Gorbaciov. Gorbaciov. Come si regge in Bulgaria? Khrushchev. 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 Gheorghe Dimitrov. Okay.
giravano sì coi furgoni dai primi anni 60 per una forte controcultura dove facevano festival di più giorni in cui c'era una libertà assoluta su tutto, e le feste, i free party sono strettamente collegati. Bisogna anche essere consapevoli che non abbiamo inventato nulla, perché comunque noi stiamo vivendo di rendita su quello che è stato il nomadismo Beat Generation, le culture degli anni 60-70, psichedelia. La band, facevo death metal, poi grindcore, poi è cambiato ancora, ma alla fine è arrivata la techno. L'ho chiamato crossover perché c'è house music, c'è techno, c'è electro house, c'è sicuramente tanto funky anni 70. Ogni tanto mi sembra che sto suonando funky anni 70, che cazzo ne so, mi sembra che è cool quello, cioè nel momento in cui lo sento dico ok, va bene, ci sta.
giro nuovo, col remix nuovo. Ma non è una musica, uno sfogo secondo me, cioè a me non sì, piace sì. ascoltarla. Se la pensi come il lato proletario come... della cosa, che te dopo una settimana di lavoro, e ce ne sono tanti che se ne vanno ai rave il sabato per sfogare quella cosa lì. Dopo una settimana di lavoro vai lì e vuoi 180 bpm perché devi sfogare, devi fare due giorni di liberazione lì, è proprio cioè, il significato appunto della tecno, cioè riscopriamo gli spazi, suono industriale quasi tribale perché un ritmo battuto come la danza afro, esatto, cioè comunque un ritmo battuto e cadente, quello tecno, quello che hanno fatto fino a 8 anni fa ha già dato quello che poteva dare. Ora che mi aumenti il BPM a manetta, non crei comunicazione di nessun tipo. Cioè io se so quel sound lì con gli amici miei non ci scambierò manco una chiacchiera. Perché se sto ballando, sto ballando e devo tenere 200 bpm, significa io sono concentrato perché ogni mezzo secondo devo fare tre movimenti. Break invece, cioè comunque sia ti dice lo spezzamento ti dà una situazione che sì, magari è più espressiva, nel senso che comunque sia tu a ogni battuta sai, magari ti prendi, ti giri, movimenti, ti forzi, guardi così, cioè fai il coglione, guardi quella e...
Beh, poi la dinamica di spostarsi, cioè con la mentalità di portare la festa in un posto lontano, ne innesca un'altra, che è quella di vivere per un buon periodo in un camion, in carovana, con altra gente, stretto contatto. A vivere in camion comunque innesca delle dinamiche completamente diverse da una vita tra virgolette tradizionale, sedentaria, sempre perdi tutte quelle certezze che in una casa normale hai, cioè diventa tutto molto più affascinante, nuovo, sì, imprevedibile. Disons que vivre avec ça, c'est quand même super. Quoi, faire de l'argent avec ça, c'est difficile. Tu vois, te donner le temps de voyager, et de, c'est un temps où tu travailles pas, donc tu rentres pas d'argent. Ouais. Après, pour mettre du gasoil dans ton bus, il faut quand même un peu d'argent. Ouais, non, du gasoil, ça c'est. Anybody should be somewhere around on Romanian mountains. A gypsy area in Romania. And for gypsy area, I mean a place which is completely under control by gypsies, families, somewhere lost in the mountains, and then it would be once again a technival just for travelers and not for the locals. Jsou tam čerti. Dobrý, takže žij hlava, jo? Dobrý. Dobrý, zatím, čus. Ok, ok. Dobrý, to je. He doesn't recognize it for the, it doesn't exist this village for the GPS. In my opinion, it might be right looking at the map.
un villaggio gitano. Mi guarda le case che non fanno più cagare. Vedi che non fanno cagare anche le altre, anche se fanno più cagare. Se non c'è il ponte di qua siamo fottuti. Vediamo ad aspettare l'Avis. Se non c'è il ponte siamo fottuti. Perfetto, andiamo. Cazzo, il ponte è quello là, porca puttana. Speriamo che sia decente. Il ponte c'è, bisogna vedere se sta su. Thank you.
Piano inizia a essere assai stretta anche l'Europa, gli stessi paesi dell'est, appunto la Repubblica Ceca con il Czech Tech, che i primi anni era l'apoteosi del technical, 30-40 mila persone, sì, a un certo punto sembrava che esplodeva la nazione. Zákon o tomhle.
Can you only to Rosvado? Only Rosvado. No, you go to Rosvado. Only right, okay? I won't visit you. Back and go on to Rosvado. It's called the camera. Bonjour. Camera. Rappete mi. Prosím. A to teraz camera. Tady camera. Patří velký poděkování od všech lidí z České republiky.
Quando uno reprime, non reprime il fatto che stai davanti alla cassa, non reprime il fatto che fai casino, che ti ubriachi, che ti droghi, non è quello che vogliono reprimere. Vogliono reprimere, e lo stanno facendo, proprio la libertà di espressione, il creare quell'energia che non può essere controllata. Hanno paura. Si chiama speed, è la droga dello spazio. Se sei un figlio, ne fa una. L'eroina del 500%. Le droghe ti bruciano un giovane su te. Ciao, già rotto il cazzo! Non si può mangiare la pizza, non si può usare lo spinello, non si può l'eroina. Allora io mi chiedo, si può scopare, sì o no? Cittadini e cittadine cosiddetti normali usano, abusano di tutto quello che vogliono loro. Come mai cocaina, eroina, derivati dalla carne, come mai questi bisogna andare in galera? Sono casi miei se faccio l'eroina, sono casi miei se mangio cocaina, sono casi miei se mi fumo lo spinello. Fidate con me, giusto o sbagliato, non è Abbiamo i preti come Don Gallo, vanno sprettati, la Chiesa deve pensare a queste cose. Non si può sostenere la droga, il prete, era l'unico rifugio che avevamo. Non sappiamo più che santo bravo. Che ha aumentato nell'immaginario della gente chiaramente una visione negativa, tant'è che quando ora un genitore dice la parola rave, non c'è mai stato, magari forse mi sono offende, ma forse anche no, in testa ha già determinate immagini, quindi viene messo in primo piano sulla cosa negativa. Perché la nostra società non accetta una cosa che secondo me è fondamentale, cioè lo staccare la spina in ognuno di noi. Allora vai, demonizziamola subito. Emilio Fede cosa diceva nel documentario? Spero che i genitori guarderanno, no? Come dire, ora metti di dammi Emilio Fede, ma già parla di Emilio Fede, lo stai considerando fin troppo. Lo guarda mia nonna e tutti gli amici di mia nonna. Intanto sono leggere. Ovviamente, siccome le feste sono arrivate a portare 4.000 persone, è chiaro che qualcosa, per forza di cosa, doveva sfuggire di mano. Le feste erano belle, tutti si prendevano le sostanze, ma non c'erano i morti. A un certo punto abbiamo iniziato a fare i conti, non con qualcuno che si sentiva male, ma con con gente che moriva. Ci sono morti sulle dance floor, ci sono morti ai tecnici all'affogati perché avevano preso anche da parte. Muoiono di miscugli, muoiono di abusi che non. Non si sanno gestire lo sballo e fai i peggio miscugli senza magari bere acqua, no, ti disidrati, sudi e poi collassi. C'è anche molta confusione sull'argomento, c'è anche molta sperimentazione, d'altronde comunque sono giovani, sono comunque persone che si avvicinano a un utilizzo che è più veicolato da quello che è il retaggio della nostra società, cioè lo sballo fino a se stesso. Beh, noi abbiamo fatto moltissima controinformazione nei primi anni, dando la possibilità anche al pischero di 18 anni di leggere un volantino e per la prima volta forse di confrontarsi realmente con quello che assumeva.
Ma dai, ma pensa a te. Lo voglio anch'io il kit dei reagenti. E vai. Ci vediamo la stasera. Che colore deve diventare? Viola. Violino. Okay. Guarda come fa. Però mi sa che è una roba nuova. Quindi MD. Non ce n'è. Non ce n'è. Ma veramente? State facendo cadere il mondo addosso, ragazzi. No. No. Infatti non c'è l'odore dell'MD, per niente. È un'altra cosa. Sono così. Cioè, stai facendo da cavi per qualcosa che può essere anche molto pericoloso. Da un lato è più facile trovare le sostanze, acquistare le sostanze, molto più che in passato, ma la qualità di quello che tu compri non è più controllata. La gente si è ritrovata o ad abusare di pasticche o ad abusare di altre polveri, cosa che prima non succedeva. Alle feste nessuno usava cocaina, nessuno usava eroina. Roba no alle feste. Ah, la roba no. Questo era una cosa chiara. Sette anni fa, se qualcuno si metteva a spacciare roba alle feste, prendeva una scarica di mazzate. Anni dopo, Capodanno a Milano, con ragazzini che dicono, vendendo tipo la roba in giro, e ti dice, perché è una sostanza come un'altra, non c'è nessuna differenza tra questa, la speed, certo, è tutto uguale. E non c'è stato un passaggio di testimone tra magari la generazione, la prima generazione di festaioli che magari fanno soltanto le storie che fanno, quello che svoltano, questi soldi che fanno a fe, che quella è la cosa più odiosa di tutto. È morto tutto, quando invece quella mentalità lì è stata quella di maggioranza, cioè di andare a una festa proprio per sfruttare la situazione per i cazzi nostri, per farci del business. Con anche underground. Adesso sì. C'è un ragazzo di 20 anni, adesso gli dici cos'è una tazza e ti chiede se è una nuova metanfetamina, probabilmente. Cioè non esiste più il fomento di una volta, non esiste più l'energia di una volta, i contenuti si sono, come dire, ridimensionati. Le persone ritornano alla vita quotidiana e quindi c'è un ritorno all'uso individuale delle sostanze, non più l'utilizzo delle sostanze in un contesto collettivo, in un contesto sociale. Questione morta, No, non dico secondo me morta, però è cambiata, è forse peggiorata, ok, però può sempre ricambiare. Penso che sia sempre si cambieranno così, i modi, si cambieranno i posti, si cambierà la gente che viene magari, ma la cosa deve così, continuare, cioè, fa parte di noi, esiste. Pour exprimer le fait que c'est une culture à part entière.
et finalement on veut pas des lois, on veut des droits. Manifestation, manifestation contre la répression, contre la répression, manifestation, manifestation contre la répression, contre la répression. My brother and my harmony. Je vous aime. Aujourd'hui l'expression libertaire, c'est moche, l'expression libertaire, l'expression, l'expression de nos frontières. Where the rural people by fear and by profit. For us, the richness of this world is the differences. Real culture is there. It's when lots of people act and think all different and trying to make all together a conscious and autonomous society. And that, they doesn't accept it at all. La situazione è sempre più limitata, sempre più oppressiva, si fa fatica a trovare uno spazio veramente dove fare una TAS, uno spazio liberato. Stiamo pensando di tornare in Sud America e questa primavera, dai, ce la faremo questa primavera, no? America, poi quest'anno sarà anche un anno importante per il Sud America, appunto i 200 anni della liberazione, Simon Bolivar, tutto, c'è un clima forte. E allora via, via col vento! Ready to fuck up. Faster the fresh beat against the system. It's a war against evolution. To be able to think in those terms.